La X1 rappresenta la porta d'ingresso per la casa bavarese a questo segmento di vetture e questa nuova versione, più assertiva e importante della precedente, che tanto successo ha avuto sui mercati di tutto il mondo, si presenta con nuove e più convinte ambizioni. La nuova BMW X1 è arrivata alla seconda generazione. La prima è nata nel 2009 introducendo un nuovo segmento di mercato, cioè una piccola SUV, quindi una piccola vettura adatta fuoristrada ma anche all'uso urbano e con contenuti premium tipici del marchio BMW. La vettura è stata un enorme successo, ha venduto a livello mondiale più di 730.000 unità, arrivando a pesare per circa il 10% sulle vendite globali del gruppo nei momenti di picco. Considerando inoltre che le versioni SUV del gruppo BMW, quindi della famiglia X, pesano circa il 28% all'interno del gruppo, quindi questo è denotare l'importanza di questa tipologia di vettura all'interno del gruppo BMW. Il target di riferimento della nuova BMW X1 tuttavia non è cambiato, mentre cambia e di molto l'abitabilità e la versatilità interna, grazie all'adozione di un nuovo pianale. La nuova BMW X1 è pensata a una tipologia di cliente che cerca nella vettura un mezzo sia per l'uso cittadino, in quanto la vettura si presenta molto più agile e molto più compatta rispetto alla precedente, ma nel contempo una vettura dedicata anche alla vita all'aria aperta, quindi un utilizzo anche extraurbano in condizioni anche di divertimento. All'interno di questo segmento la vettura cambia notevolmente, in quanto utilizza una nuova piattaforma basata su un motore disposto in maniera trasversale, e questo ha permesso di modificare gli spazi e le proporzioni del veicolo. Tant'è vero che si accorciano la parte frontale dalle prese d'aria fino alla strumentazione, quindi a quel cofano motore, dando spazio di più all'abitacolo posteriore, dove aumentano ovviamente gli spazi interni. Nel contempo aumenta il passo del veicolo e si accorcia il veicolo stesso di 15 mm, alzando il corpo vettura di ben 53 mm. Questo ha permesso di rendere la vettura con caratteristiche di proporzioni tipiche della famiglia X, tant'è vero che adesso entra di diritto insieme al resto della famiglia, quindi X3, X5 e X6. Gli spazi interni crescono notevolmente e con loro l'abitabilità. Tant'è vero che nella zona posteriore aumentano gli spazi per le gambe e di serie è disponibile la seduta posteriore, che si può spostare avanti e indietro di 13 cm, e questo permette di coniugare le esigenze di spazio di chi occupa la seconda fila dei sedili oppure di spazio nel baule posteriore. Questo è tutto a vantaggio della praticità di utilizzo. La nuova BMW X1 nasce su una piattaforma UKL che utilizza motori trasversali, quindi sarà disponibile in trazione integrale o a trazione anteriore. È disponibile con tutta la famiglia di motori e fixed dynamics di nuova generazione a 3 e a 4 cilindri, e questo permette di coniugare aspetti di efficienza del veicolo con anche aspetti di prestazione quando saliamo su motori come i 25D. Ma quale sarà la versione di punta prevista per il nostro mercato? Il motore di punta della nuova BMW X1 per il mercato italiano è sicuramente una motorizzazione diesel. È una motorizzazione che è gradita dal nostro mercato, soprattutto con il 18D e con una quasi uguaglianza tra trazione singola o integrale, e da un 20D, dove invece il cliente, che è un po' più esigente, preferisce per l'80% la trazione integrale. Ve la ricordate la BMW X1 precedente? Bene, questa è tutta diversa, un po' più corta ma soprattutto più larga e 5 cm più alta, per essere senza ombra di dubbio più vicina alla gamma X.